Vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni, progetto sostenuto e promosso dall'assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, tra visite guidate, appuntamenti musicali, passeggiate nei laboratori artigianali, propone anche i dolci segreti del chiostro. Un viaggio goloso tra storia, leggende e tradizioni, performance teatrali a cura dell'associazione Il Pozzo e il Pendolo per Napoli Sacra, che raccontano i dolci della tradizione napoletana e offrono anche una degustazione del dolce protagonista al pubblico. Sabato scorso il chiostro di Sant'Eligio ha ospitato la pastiera Il Dono di una Sirena alla sua città, con Rosaria Di Cicco, Gennaro Monti e Sonia De Rosa, a cui ha preso parte l'assessore Teresa Armato. La rassegna prosegue con la zeppola di San Giuseppe, la leggenda di un falegname che fece da padre a Dio, con Alfredo Mundo e Laura Pagliara al chiostro di San Domenico, e gli struffoli l'oro dei poveri con Gennaro Monti e Sonia De Rosa al chiostro di Monte Virginella. Abbiamo voluto questa rassegna perché vogliamo che i nostri visitatori, i viaggiatori che vengono qui e anche i nostri cittadini abbiano la conoscenza dell'identità più intima di Napoli, anche quella magari meno conosciuta, quella legata ai culti, alla devozione per i santi, quella delle chiese, ma anche quella della scaramanzia, dell'esoterismo, di cui davvero la nostra città è piena, come è piena appunto di devozione, di culto e di chiese. Un filone di questa rassegna riguarda l'enogastronomia, quindi i prodotti, gli alimenti che sono caratteristici del nostro territorio e che sono attrattivi del turismo quasi quanto l'arte, la cultura, il paesaggio. Un Natale 2022 ricco di eventi, quello proposto dall'assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, che animerà le municipalità fino al prossimo 6 gennaio. Inoltre dalle 10 alle 18 i cittadini e turisti incontreranno per le strade della città 30 ragazzi che daranno informazioni sui principali percorsi e sui luoghi da visitare. Quest'anno abbiamo voluto non solo rafforzare gli info point che già dalla fine aprile abbiamo installato nelle zone di maggiore flusso turistico, ma quest'anno, sapendo che saranno ben di più i turisti che arriveranno a Napoli, abbiamo ingaggiato una trentina di ragazzi e ragazze preparati al compito che dislocheremo nelle zone in cui c'è maggiore flusso turistico. Come vogliamo chiamarli? Tutor, angeli del turista? Ci fa piacere che facciano la prima accoglienza a chi ha bisogno di avere informazioni o semplicemente di sapere dove si trova un'opera d'arte.